Hai idea della fatica che ho fatto per arrivare qui? Certo. La saggezza governa le tue decisioni. Altri Mistios avrebbero ucciso le persone in quella grotta della Megaride, ma tu hai esitato per cercare la verità, risparmiando loro la vita. Ma come... Nessuno può sfuggire alla luce. Ti prego, vengo da lontano. Devi avere le risposte che cerco. Bambino della montagna, la setta di Cosmos ha occhi ovunque. Ti uccideranno. La setta di Cosmos? L'oracolo ha parlato! La profezia è tua! Non hai risposto alla mia domanda! La giornata della pizza è conclusa. Non me ne vado finché non avrò una risposta! Erodoto, sei ancora qui? Dov'è Barnaba? È tornato alla tua nave. E non sembri felice della tua profezia. Lei... mi conosceva già. È la pizia. È il suo mestiere comportarsi come se ti conoscesse. Non stava recitando. Ha detto di avermi visto su una montagna quando ero piccolo. Quale bambino non è mai stato su una montagna? Io sono stato buttato giù da quella montagna. La mia vita è iniziata e finita su quella montagna. Credimi, sapeva chi sono, cosa ho fatto. Ha cercato di avvertirmi. Avvertirti? Di che cosa? Ha menzionato la setta di Cosmos. Per caso ti dice niente? Ho sentito delle voci. Una setta come nessun'altra in arrivo ad Elfi. Ma non ci ho dato troppo peso. La pizia sembrava temerle. Le guardie l'hanno portata via. Portata via? Allora le voci erano vere. Se questa setta avesse corrotto la pizia... Ma sono notizie devastanti. Capisci che significa? Tramite lei, la setta controlla il mondo intero. Devo parlarle. Quando non è così ben protetta. Ci vorrebbe un miracolo degli dèi. Lei è sempre protetta. Conosci la pizia meglio di me. Dove posso trovarla? Quando non è al Tempio di Apollo e a casa sua, nella Cora di Delfi. Non posso sfondare ogni porta finché non la trovo. Non dovrebbe essere difficile trovare la casa dell'oracolo. Sarà l'unica nella Cora di Delfi a potersi permettere di vivere nel lusso. In che parte della Cora di Delfi abita la pizia? Ho sentito che abita nella periferia del villaggio, ma fai attenzione, sarà protetta. Non tutti coloro che cercano l'oracolo hanno buone intenzioni. Scoprirò dove abita la pizia. E avrò le mie risposte. Alexios, ricorda, la forza bruta è inutile quando serve la saggezza.
Partiamo adesso. Sono tutti allerta qua attorno. La Pizia è davvero ben protetta. Addio approccio cauto. Qualcosa non va.
meglio scoprire cos'è stato. L'oracolo è all'interno. Finalmente avrò delle risposte. Cosa? Meglio non farsi vedere. Ah!
le tue... Anche gli dèi rispettano tanto coraggio. Muori e basta. Muori e basta. Le tue ultime parole... Sono qui per farti del male. Cerco solo risposte. La pizia è un sacro strumento degli dèi. La gente viene da tutto il mondo per le mie risposte. Ma nessuno oserebbe irrompere in casa mia. L'ira di Apollo sarà rapida e crudele. Guardie! Sto cercando la mia famiglia. E ovunque io vada, trovo menzogne o qualcuno che cerca di uccidermi. Tu sei l'unica che può darmi delle risposte. Ma mi uccideranno se lo faccio. Non se li trovo prima io. Aiutami e non ti succederà niente, te lo prometto. Va bene. Ma fai in fretta. Più resti qui, più rischiamo entrambi la vita. Che cos'è la setta di Cosmos? Sono gli occhi che vedono senza essere visti. Basta con gli enigmi. Voglio dei nomi. Non lo so. Lo giuro! Si nascondono dietro a maschere e veli! Perché lavori per la setta? Non ho altra scelta. Perciò, tutte quelle profezie degli dèi, tutte quelle persone, sei pagata per ingannare tutti! I più fanno domande sull'amore o sulla morte. Dico loro quello che vogliono sentirsi dire. Ma se qualcuno chiede della guerra o di politica... Sono ben pagata per dire quello che vuole la setta. Hai detto che ero nelle tue visioni. Che cosa hai visto? C'è un manufatto sotto il tempio di Apollo. Rivela quello che solo gli dèi dovrebbero sapere. Mi hai chiamato bambino della montagna. La setta cerca un bambino spartano sopravvissuto a una terribile caduta dal monte Taigeto. Il manufatto ha rivelato che quel bambino sei tu. Hai l'opportunità di fare la cosa giusta. Dimmi dove si trova la setta. Dimmi dove si trovano, o andremo a cercarli insieme. Sotto il tempio di Apollo c'è una stanza antica. Credo che si incontrino lì. Ma senza la loro maschera o il loro mantello, non riuscirai a entrare. Dove posso trovare quei mantelli e quelle maschere? C'è un uomo che ogni tanto viene da me. Si assicura che io venga trattata bene. Ho la casa più grande della Cora di Delfi. Eppure continua a offrirmi dracme per il disturbo. Mi mette i brividi. Come si chiama? Elpenore. Elpenore? Fa parte della setta? Non ne sono sicura, ma se così fosse, avrebbe certamente ciò che cerchi. Hai idea di dove possa trovarlo? Appena a sud della Valle della Ninfa c'è un forte. Si dice che lì
conduca degli affari. Sei stata utile. Possa la luce di Apollo condurti alla tua famiglia. Oh!